Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Dai che ci avviciniamo spediti verso domenica, dove si giocherà il 28 alle 8.45 la penultima partita di questa Serie A, un Juventus-Milan che passa da essere uno scontro diretto, ad essere una partita importante per la qualificazione Champions, a una partita così, tanto per, che ci separa semplicemente da una nuova stagione. Però dobbiamo iniziare a capire come sarà la nuova stagione, non solo dal punto di vista appunto della gestione tecnica, quindi l'allenatore, ne abbiamo parlato in questi giorni, aspettiamo, vediamo cosa succede. Io vi dico la mia: prima del fischio finale di Udinese-Juventus secondo me non avremo novità da questo punto di vista, e forse nemmeno dal punto di vista del direttore sportivo, anche se sotto banco si inizieranno a chiudere diversi accordi, magari appunto con la promozione di qualcuno interno all'organigramma bianconero, separato di Manna, ma a me sembra francamente un'ipotesi impercorribile, dato che è deferito e rischia l'inibizione per la questione stipendi, oppure con una figura esterna, che sembra assolutamente lo scenario più probabile, e quindi direzione Giuntoli, che è sempre il nome numero uno, ma dato che qualcuno continua a chiederlo nei commenti, no, Giuntoli non è della Juventus, non ha firmato, non è certo, bisogna soltanto aspettare. Io credo che non ci saranno novità appunto ufficiali dal punto di vista di entrate, uscite, dirigenza o allenatore prima della fine del campionato. Ormai manca poco, proiettiamoci appunto in quella direzione lì. Ieri sera l'Inter ha vinto una finale di Coppa Italia, un'altra coppa che si porta a casa l'Inter, un'altra coppa che si porta a casa Simone Inzaghi. C'è da dire la verità, Inzaghi è veramente mostruoso quando si parla di coppe. Alla Lazio ci ha battuto più volte all'interno di finali secche giocate che potevano essere Supercoppa o Coppa Italia, e così è stato pure con l'Inter. Forse Coppa Italia la Lazio non ci ha mai battuto in finale, ma Supercoppa sicuramente sì, e con l'Inter il ricordo è ancora fresco, l'anno scorso, dove purtroppo la Juventus arriva a collezionare zero titoli in stagione proprio per via delle due sconfitte in finale di Coppa Italia, Supercoppa Italiana, contro l'Inter di Simone Inzaghi. E si porta a casa, dopo la Supercoppa e la Coppa Italia l'anno scorso, la Supercoppa e la Coppa Italia quest'anno, con addirittura una finale di Champions da giocarsi. Quindi veramente questo finale di stagione dell'Inter è clamoroso, è pazzo, e per Simone Inzaghi si apre addirittura lo scenario più incredibile, la possibilità di conquistare tre trofei in una stagione con l'Inter, tra cui la Champions League. Veramente qualcosa di allucinante, non avrei mai pensato a un finale di stagione di questo tipo da parte dei nerazzurri, devo essere sincero. Però perché parlo dell'Inter? Perché questo risultato interessa pure noi della Juventus. Eh sì, perché la sconfitta ieri sera della Fiorentina apre degli scenari importanti riguardo il futuro della Juve, e voglio oggi analizzare insieme a voi, fare un brainstorming e cercare di capire secondo voi quali sono le opzioni migliori. Quindi cambio immediatamente schermata, perché da regolamento, con la sconfitta della Fiorentina ieri sera in finale di Coppa Italia, si qualifica in Conference League la settima classificata del campionato italiano e non più la sesta come da previsioni iniziali. Quindi guardiamo un attimo la classifica. La classifica è la seguente, la possiamo vedere. La Juventus è aritmeticamente almeno in settima posizione, perché non c'è possibilità né da parte del Monza con 6 punti né da parte del Bologna, sempre con 6 punti, di raggiungere i 59 della Juventus, e quindi la Juventus almeno sarà aritmeticamente settima al netto della penalizzazione di 10 punti inflitta l'altra sera. La Juve quindi giocherà in Europa il prossimo anno al netto di ulteriori nuove penalizzazioni. Quindi che possa essere Champions League, abbastanza difficile in realtà, dato che il Milan, l'Atalanta, la Roma non dovrebbero praticamente più far punti, il Milan non dovrebbe praticamente più vincere, perché vabbè, andrebbero già a quota 65. C'è l'Europa League e c'è la Conference League per la Juventus da conquistare. Poi non dimentichiamoci che la Roma, vincendo la finale di Europa League, dove mi sarebbe piaciuto andare, devo dire la verità, ma questo lo sapete, può addirittura guadagnarsi un accesso alla Champions League. Possono essere fino a 5 squadre qualificate alla Champions League contemporaneamente, le 4 del campionato italiano più quella che andrà a vincere la finale di Europa League. Quindi c'è addirittura la prospettiva che possano esserci 5 squadre in Europa League, cioè 5 squadre in Champions League per le italiane, dipende tutto dalla finale di Budapest per la Roma. Però la notizia è questa: la Juventus l'anno prossimo giocherà in Europa. Sì o no? Perché a questo punto arrivano due scenari che non sono ufficiali, non sono confermati, però sono questi. Primo scenario:
la Juve in Europa appunto nel 2003-2024, ma con una penalizzazione sulla Serie A 2023-2024 che deriva dal filone degli stipendi. Quindi vediamo, questo è uno dei due scenari. Il secondo, Juventus senza coppe europee nel 2023-2024, ma senza punti di penalizzazione nella Serie A 2023-2024, perché verranno appunto aggiunti a questa annata sportiva in corso e questo toglierà le coppe alla Juventus l'anno prossimo. E quindi vi chiedo, quale delle due preferireste? Sono bene o male due delle più accreditate, non le uniche due possibili. Perché? Perché vi dico anche i miei due centesimi. Io sinceramente preferirei partire in campionato l'anno prossimo senza penalizzazioni, anche rinunciando, ahimè, alle coppe europee. Vediamo però, perché potrebbe rimanere viva l'opzione inerente al patteggiamento, che salverebbe capre cavoli, perché avreste una Juventus con zero penalizzazione nel prossimo campionato e addirittura dentro una delle due coppe. Siamo semplicemente in attesa, dobbiamo soltanto attendere e cercare di capire che cosa succederà. Ragioniamo un po' su questi scenari però, perché credo che sia giusto farlo. Il patteggiamento sembra la via meno percorribile al momento, per un motivo. La Juventus aveva addirittura aperto a questa strada, però la Procura federale ritiene di avere elementi a sufficienza tali per condannare la Juventus, quindi sembra non essere presa in considerazione per il momento l'ipotesi patteggiamento. E come ricorderete, qualche settimana fa, subito dopo la certezza che ci sarebbero stati dei punti di penalizzazione in questa annata sportiva, avevo detto io che mai avrei patteggiato prima. Arrivati a questo punto in cui comunque la Juventus ha perso, perché la Juventus ha perso, accetterei pure il patteggiamento, al di là di quello che può essere l'opinione pubblica, la posizione dei tifosi, il fatto di riconoscere delle colpe che magari non ci sono. Non mi interessano a me sinceramente queste cose, vorrei concludere questa situazione. L'altra sera addirittura dicevo una cosa molto forte: firmerei in questo momento per terminare tutto qui, così anche arrivando una posizione sopra la salvezza, cioè retrocede il 20, retrocede il 19, retrocede il 18, io arrivo 17, però finisce tutto qua, basta, l'anno prossimo ricominciamo senza nessun tipo di peso, perché sinceramente non ce la faccio più. Addirittura io arriverei a dire una roba di questo tipo, cioè non se fossi la Juventus, ma da tifoso della Juve che sta vivendo queste situazioni, addirittura arrivo a dirvi che sono talmente stanco che mi andrebbe bene non giocare nessuna Coppa Europea l'anno prossimo per concludere tutto e ricominciare un campionato come Dio comanda, perché quello che abbiamo visto quest'anno è stato onestamente troppo e troppo distante dagli standard sportivi che il tifoso si merita. Quindi queste sono assolutamente parole che possono essere condivise, come no, sono parole, affermazioni forti, quindi non mi aspetto che tutti vogliano entrare all'interno di questo discorso e vogliano confermare quello che ho detto. Il processo sportivo è il 15 di giugno per il filone inerente alle partnership con gli agenti, il filone stipendi, bla bla bla. 15 di giugno significa che sia ancora all'interno di questa annata sportiva 2022-2023, perché l'annata sportiva chiude il 30 di giugno. Che cosa significa? Che è quindi molto probabile che questi punti di penalizzazione verranno inflitti nella stagione corrente, e quindi si va a prospettare appunto lo scenario che, vi dico, per quanto mi riguarda dei due è il migliore, e cioè l'anno prossimo la Juventus senza coppe ma anche senza punti di penalizzazione. Sono contento comunque? No, devo dirvi la verità, no, perché è vero che la Conference League potrebbe essere, è una coppa minore e sicuramente non avrei quella spinta per, non è che dico wow sì, la Conference League, ci mancherebbe altro, però per più motivi vi dico che comunque almeno una coppa mi piacerebbe giocarla e vi spiego anche il perché. Vabbè, il primo, lavorativo, semplicemente lavorativo. Perché? Perché sono più partite, quindi più conferenze stampa, quindi più contenuti, quindi più video che posso portarvi, quindi anche cercare di spezzare la settimana in più cose. Quindi questo è un discorso lavorativo. Lo stesso principio però lo applico anche al mio essere tifoso, e cioè pensare di fare una conferenza stampa, una partita, un post partita, proprio mio personale, vivere quei momenti lì è un po' poco. Cioè pensare che gioco la domenica e la volta dopo gioco la domenica, mi faccio tutta la settimana senza la Juventus. E questa cosa sinceramente un po' mi dà fastidio. Terza cosa, la possibilità comunque di vincere un trofeo. Minore, sì, certo, ma di poter vincere un trofeo. Perché veniamo da 2 anni senza trofei e non dico che alla Conference League esulterei come alla Champions, perché non è assolutamente vero. Però la possibilità di giocare
per vincere la Coppa Italia, per vincere il campionato, per vincere un trofeo europeo, anche se minore, beh, è una prospettiva che non mi dispiacerebbe. Ricordiamoci quello che vi sto dicendo da un po' di tempo a questa parte. Non è che la Juventus l'anno prossimo dovrà partire con l'intento di vincere, perché non sappiamo, non ne abbiamo idea di quello che potrà succedere e nemmeno di come verrà strutturato il mercato, se ci saranno cessioni importanti, se ci saranno dei rinnovi pesanti, ne abbiamo parlato ieri, no? Cioè, ad oggi la situazione sembra chiara, rimangono Alexandro e Cuadrado, se ne vanno Rabiot, Di Maria e Paredes. Un po' strano, no? Diciamo così. Poi magari offerte per giocatori di livello possono essere Vlahovic, possono essere Bremer, comunque nomi, giocatori che hanno mercato, giocatori ancora giovani e che quindi possono essere facilmente ceduti ad altre squadre che hanno ambizioni maggiori. Io non lo cederei Vlahovic, sono sincero, sono onesto, non lo cederei. Però la Juve non fa la Champions, magari la Juve manco fa l'Europa League, forse fa solo la Conference, proprio nel migliore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi oggi facciamo o Europa League o Conference senza punti di penalizzazione l'anno prossimo. Comunque la Champions non la fai, ti arriva il Bayern Monaco, ti arriva il Chelsea, ti arriva queste squadre, ma il Chelsea la Champions non la fa comunque, però ti arriva una squadra inglese o ti arriva comunque un big club o comunque magari davvero anche il Chelsea, lo United di turno, che comunque non fa la Champions però almeno gioca in un campionato di un certo tipo, possono darti quello stipendio lì. Il giocatore vuole cambiare area, vuole cercare di rimettersi in gioco. Secondo me non sarebbe nemmeno la prima volta, no? L'abbiamo visto tante volte negli ultimi anni. Basti pensare all'anno scorso con De Ligt, che era l'acquisto che la Juventus aveva fatto, doveva essere il perno della difesa per 7-8 anni, lo è stato per la stagione di Sarri, per la stagione di Pirlo, per la stagione di Allegri, e poi è stato ceduto perché giustamente il ragazzo avrà detto: io avevo avuto altre idee, avevo avuto altre promesse lato Juventus, e queste promesse in questo momento non sono state mantenute. Quindi niente di più facile, no? Di vedere una cessione di questo tipo o di un calciatore che magari semplicemente dice no, vabbè, grazie, però vorrei altro. Quindi le prospettive non sono magiche. Io vi dico, anche solo una minima Coppa Europea per spezzare la settimana e non dover avere sempre solo il campionato, che comunque è distante a livello temporale, mi farebbe piacere per i motivi che vi ho elencato. Mi farebbe ancora più piacere però cercare di iniziare un campionato con zero punti di penalizzazione, perché poi magari se non giochi nessuna Coppa Europea e hai solo il campionato e non sei penalizzato, ripeto, secondo me la Juventus non partirà l'anno prossimo per cercare di vincere la Serie A, però puoi dare tutto te stesso e puoi cercare di fare veramente un campionato al massimo livello che ti puoi permettere. Questo è. Concludo con una breve riflessione, perché perdonatemi, ma ogni tanto mi sembra che il mondo vada al contrario. Io continuo a leggere prese in giro nei confronti di allenatori che secondo me stanno facendo dei percorsi ottimi, come Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi. Io queste cose sinceramente fatico a comprenderle, perché ho visto il video di De Zerbi che esulta gli spogliatoi del Brighton per aver raggiunto aritmeticamente una posizione europea nella prossima stagione, una cosa che nella storia del Brighton non si era mai verificata, quindi sarà almeno Europa League, ed esultavano, ballavano tutti insieme, festeggiavano questo traguardo, e la gente commentava dicendo: vabbè, guardali lì come esultano, non ha nemmeno vinto un trofeo, che mediocrità. Vincenzo Italiano ieri sera ha perso la finale di Coppa Italia con l'Inter, e si dice: sì, Vincenzo Italiano viene portato qua eppure perde la finale di Coppa. Ma ragazzi, questi sono allenatori che allenano squadre che non partono per vincere trofei tutti gli anni. Cioè Brighton non partiva per una qualificazione europea, Fiorentina non partiva per vincere un trofeo, che potrà comunque ancora vincere eventualmente proprio nella finale di Conference League in programma col West Ham. Non è quello, cioè nemmeno hanno delle squadre allestite per raggiungere quei risultati lì, per vincere. Però questi sono risultati, perché poi invece la Juve parte per vincere tutti gli anni, e se la Juve invece non vince ci sono delle giustificazioni. Per dire, per me la penalizzazione è qualcosa che ha influito tanto sulla stagione a livello mentale. Non l'escludo a priori dall'equazione. Credo che ci sia stato un peso specifico di quello che è accaduto, perché se sono stanco io, che sono un tifoso, non immagino loro che ci devono lavorare con questa roba qui. Però io non capisco come squadre che partano per vincere, e c'è sempre stato detto come la Juventus, e poi non vincono, sì vabbè, però questo e quell'altro, invece allenatori emergenti che grazie anche a una costruzione, un impianto tattico ben definito, arrivano a raggiungere dei risultati che sono risultati incredibili per lo status delle squadre che allenano, si dice: sì, però non hanno vinto trofei.
A me sembra che il mondo vada al contrario, che comunque non si voglia parlare di calcio, non si voglia cercare di mettere tutto sullo stesso piano, ma che si vada sempre solo a fare guerre di ideologia politica, quasi come se fossero crociate religiose. E questo secondo me è dannoso, non solo per noi, ma per tutto il movimento calcio. Ragazzi, un abbraccio, ci vediamo nel pomeriggio con un altro video, qualora fosse necessario rivederci.